Questione prezzo del vino e controlli. In sintesi, questo è l'argomento che è stato affrontato anche a livello nazionale grazie ad una interrogazione parlamentare al lavoro certosino dei rappresentanti degli imprenditori del settore aderente alla Confederazione Italiani Agricoltori. L'intervista al vicepresidente della CIA Occidentale Matteo Paladino. Il servizio. Dopo diverse riunioni, diversi appuntamenti, noi abbiamo stabilito insieme alle persone di settore quali erano i punti per possibilmente non avere più questa tipologia di problema, che è quello dell'abbassamento del prezzo di mercato del vino. Uno dei punti più cruciali, più importanti, è stato quello della resa della produttività di un vigneto. Su al nord hanno queste rese molto, ma molto più grosse rispetto a noi, a livello cartaceo, e la proposta che noi abbiamo fatto è proprio quella di abbassare la resa prodotta da 500 a 300, 250, come più o meno si produce da noi. Parlando sul territorio nostro, ormai siamo arrivati comunque a raggiungere degli obiettivi importanti, perché nel nostro territorio si fa tanta qualità. L'unico problema che questo vincolo di mercato ha creato, l'abbassamento del prezzo del vino sfuso, del vino di uva derivante da uva comune, è il problema delle giacenze che ci sono state su al nord. Delle giacenze un po' anomale. Appunto a questo allora si riferisce la volontà, la voglia di più controlli? Assolutamente. Le grandi aziende purtroppo a volte si perdono nel fare delle carte un po' anomale. Quindi i controlli vanno fatti, perché l'onestà e la qualità sono dei fattori importanti che il nostro paese ha e il nostro paese deve avere. In un mercato, quello siciliano, dove abbiamo grandissime eccellenze, abbiamo imprenditori del mondo agricolo come lei che realmente lavorano moltissimo anche ora dal punto di vista della commercializzazione, cosa chiederebbe lei ad un governo regionale ma anche a quello nazionale per dare più respiro a questa voglia di fare? Questa è una bellissima domanda che mi stai facendo, una bellissima domanda, perché io da giovane, ho 27 anni, da giovane agricoltore, da famiglie di generazioni di agricoltori, una cosa che posso chiedere è l'interessamento sul settore agricolo, perché oggi abbiamo bisogno di un cambio generazionale che sia consistente, perché non è possibile che nel territorio nostro, che la provincia di Trapani era una delle province più abitate d'Europa, oggi si trova a non lo so in quale posizione a livello italiano e neanche più a livello europeo. Perché? Perché non c'è il cambio generazionale, perché i prodotti vengono pagati in maniera molto ma molto bassa, perché le politiche europee e regionali non sono a né salvaguardia né incentivare i giovani.